Dopo aver chiuso una stagione comunque da archiviare al più presto, per il Teramo è già tempo di pensare al futuro. Ancora incerto se sarà confermato l'allenatore Giovanni Zichella, ma saranno discorsi questi al centro dell'attenzione nel momento in cui il patron Campitelli si siederà per discutere con direttore generale e direttore sportivo. Il presidente spinge per la conferma, convinto però solo dai 90 minuti visti con la Reggiana. C'è da capire se i due dirigenti saranno sulle stesse linee presidenziali, oppure se proveranno a far passare un'idea diversa, quella di un cambiamento generale della strategia da seguire, a partire dal timoniere in panchina. Per quanto riguarda la rosa, sono 8 giocatori sotto contratto e Campitelli stesso ha confermato che sarà rivoluzione. Via, se non tutti, buona parte. C'è voglia di rinnovamento anche per chiudere con un passato troppo balbettante per poter essere riproposto ad una piazza che tuttavia nell'ultimo periodo ha imparato ad essere molto paziente, ad accontentarsi anche di risultati non proprio indimenticabili. A fine maggio, ma il condizionale è d'obbligo, potrebbe esserci l'incontro tra Zichella e la dirigenza biancorossa. Se ci saranno le condizioni, allora il contratto sarà allungato di un anno. Niente più legami pluriennali, infatti, è il diktat patronale. Con Campitelli che spera di arrivare a quella data con in mano qualche cosa di concreto rispetto all'allargamento della base societaria. Si sta trattando con un imprenditore della provincia, non teramano, ma che avrebbe intenzione di dare una mano per costruire un sodalizio più forte. In quel caso anche le possibilità di spesa sarebbero maggiori, cambierebbe poco dal punto di vista delle partenze, quelle sono una priorità a prescindere e questo sarà il compito principale di Sandro Federico, che tra qualche giorno saprà se a Teramo tornerà anche Riccardo Barbuti, impegnato nel play-out con il suo Gavorrano contro il Cuneo. Poi ci sarebbe da evitare che l'Ascoli eserciti il diritto di recompra su De Grazia, cosa da non scartare soprattutto se i bianconeri dovessero perdere il loro play-out contro la Virtus Entella. Il mercato però partirà solamente quando si saprà chi siederà in panchina la prossima stagione.